Quindi come hai detto che ti chiami? Lorenzo Bianchini. Ah, e tu fai regista nella vita? Diciamo faccio regista per passione, anche se per sopravvivere faccio tutt'altro. E, appunto per passione, sin da bambino avevo questo desiderio di raccontare storie, prima scrivendole e poi con la tecnologia che poi ho fatto passi da gigante, quando ho avuto la mia prima telecamera ho deciso di raccontarle con le immagini, mi sono sbizzarrito a fare dei piccoli lavoretti. E il tuo ultimo film qual è stato? L'ultimo si intitola Oltre il Guado o Across the River in inglese, anche perché è conosciuto anche così, e è stata una bella esperienza. Dov'è che l'hai girato? In Friuli? L'ho girato qua in Friuli, zone di confine con la Slovenia, un paese che si chiama Topolò, per gli esterni del paese abbandonato, e per i boschi e gli interni ho sfruttato tra virgolette il paese di mia madre, cioè il paese della mia infanzia comunque, e gli interni sono stati ricreati in questa grande casa di montagna sempre dei miei parenti, che è diventato proprio un vero e proprio set cinematografico. Abbiamo fatto un gran lavoro di scenografia. Quindi da una parte l'attore faceva finta di entrare in una casa della Topolò e si trovava proiettato in questi interni a Monteprato. Beh, ma il cinema anche questo. Sì, il cinema, la magia del montaggio riesce a creare, insomma, geografie immaginarie. Mi pare, cioè, il tuo film è stato comunque riconosciuto anche in diversi festival. Mm-hmm. Io tipo l'avevo visto al Trieste Science Fiction, mm-hmm, che l'avevano presentato. Diciamo, te l'aspettavi insomma questa cosa? Sinceramente no. Cioè, visto i presupposti con cui il film è nato ed è stato fatto, quindi veramente con pochissime persone in mezzo a un bosco, un film indipendente anche questo, dove ognuno ha messo insomma il proprio tempo, la propria personalità per riuscire a portarlo a compimento. Ogni festival competitivo a cui abbiamo partecipato comunque ci siamo portati a casa sempre un premio. E com'è fare un film da autodidatta? Non ho sentito effettivamente la mancanza, non lo so perché, di scuole o di preparazioni da istituzioni, perché mi immagino le cose, cioè riesco ad immaginarle. Mm-hmm. Proprio spezzando questa visione dell'immaginazione in singole inquadrature. Cioè quando la sera prima di addormentarmi penso a quello che dovrò raccontare il giorno dopo con la telecamera, comunque alla storia che ho scritto, comunque già la scompongo, è come se mi riuscissi a vedere il film, no? E quindi questa cosa mi ha favorito molto, cioè nel senso che quando sono lì, gran parte delle inquadratura, ricordo soprattutto all'inizio, erano improvvisate perché non avevamo né tempo né voglia di preparare storyboardature e così via dicendo, e allora questa cosa di immaginarselo già prima mi ha favorito nel riuscire a scomporre senza grossi problemi. Tu, da comunque regista indipendente, cosa pensi magari del cinema italiano di adesso? Ma guarda, si sa che il cinema italiano di adesso comunque ha delle corsie per cui è difficile riuscire ad entrarci dentro. Il tipo anche di film che si fa è lontano dal tipo di film che fanno gli indipendenti come me e che magari hanno uno sguardo preferenziale per appunto questi film un po' di noir, horror. In Italia si fa tutt'altro. Quindi è doppiamente difficile riuscire a proporre delle cose adesso che abbiano a che fare con col cinema di genere. Cioè non ti prendono in considerazione. Ma non è che sto criticando, sono delle scelte produttive e va bene così, insomma. Infatti gran parte delle persone come me che fanno questo genere di film comunque cercano dei finanziamenti fuori l'Italia, cercano delle distribuzioni fuori, fuori sono più interessati. Hanno capito che comunque è un genere di film che ha del mercato, cioè ci sono degli interessi. Non a caso ne importiamo film dall'estero, film di genere, che funzionano, insomma. Quindi speriamo che cambino idea anche qua in Italia.